Eccoci, forse siamo alla missione finale. O le ultime due, secondo me. Ci siamo comunque. Report. Taggart's order led directly to the collapse of the Central Blue Zone. Minchia, porello. Welcome home. Operation Red Light is over. Peccato essere un mutaforma vermiginoso che può rifare la propria figura per riprendersi da ogni tipo di danno, no? What about our men? The ones on the ground in Manhattan. You didn't think I was that naive, did you? When you have a festering wound, you cauterize it. We'll be saving millions of American lives. Ciao. I won't let you erase New York like you erased Hope. What? We're 6 minutes out, and only I know the code. E ora tra poco lo saprò anch'io. Basta mangiarti. You were at Hope, Idaho. You took something from Elizabeth Green. I know what Blackwatch has done. Because everyone I've killed, they're in me. I'm me. They are me. That's how you... No! I've stopped this damn thing before. Stopped it dead. Hope Idaho is just a sacrificial lamb. Necessary cruelty. Certo! Shoot anything that moves. No one comes in, nothing gets out. Come no? The walkers have sealed themselves in the hospital. We have orders to liquidate the entire population. The mother and child are now military assets. Mm-hmm. And I just made general officer. Duh. E come l'hai perso il braccino, eh? Sei stato infettato, eh? Porello lui. Però avere il coraggio di tagliarsi un braccio sicuramente ce ne vuole, eh? You could have stopped all this. Let it happen. E quando mai? And they think the infection is cleansed. They won't be looking for me. And when I consume you, I'll be able to withstand even this. Consumarmi? Certo. Quindi ti sei nascosto per tutto questo tempo, mio caro infettone. Io mi ricordavo che era lui lo stronzo finale. Non mi ricordavo che avesse un aspetto così normale. Cioè, mi aspettavo fosse un po' più diverso, insomma, tutto qui. Invece è uno schifosone grosso come gli altri e niente più. Ok, ciccio bello. È il momento di combattere. Ho dovuto un attimo riavviare la partita perché si era bloccata la registrazione per qualche motivo e non ho capito neanche io il perché. Comunque l'idea migliore che ho al momento è o usare la frusta o lanciargli addosso tutto quello che ci capita a tiro. Con le braccia potenziate sicuramente un po' di male glielo facciamo, vero? Dove è finito? Scusami. Che fine hanno fatto gli oggetti che avevo in mano? Un lanciarazzi. Però faccio prima. Ecco. Faccio prima lanciargli la roba, secondo me. Preso. Attacco tentacolare. Che mi dispiace per te, ma dal mio punto di vista è fin troppo facile da evitare. No. Beccatelo. Ho un po' di munizioni qui che posso sprecare. E mi dispiace per te. Le userò. Perfetto, stordito a suon di bombe in faccia. Ti sta troppo bene. Quadrato, quadrato, vero? Madonna mia, ti spacco la testa. Efficiente. Comunque ho bisogno di mangiare.
Vieni. Get away, mi dispiace. Ma non è proprio il momento. Io devo mangiare. Benissimo. Cioè, il tempo che ha fatto l'animazione in cui sono bloccato in un'animazione di morte. Cioè, mi stavo curando ed ero comunque bloccato nell'animazione dell'attacco. Benissimo. Cioè, in pratica abbiamo perso un sacco di vita per il nulla. Allora, fermi tutti. Lo so, mi dispiace per te che sei appena arrivato alla festa, ma io devo mangiare. Dove sto andando? Ok, no, mi va bene anche questo, cioè. Dove sono finito? Vabbè, l'effetto Spider-Man mi va bene. Ti dispiace scendere? Non voglio stare sull'elicottero, vabbè. Va bene così, dai. No. Ecco, esatto, mangia. Vediamo il lanciarazzi se può fare qualcosina. Ovviamente no, perché è un grande grosso bastardo lui. E certo, che tracking c'ha il tuo attacco? Il mio mica va così veloce. Allora, cambiamolo di nuovo con le braccia. Ho bisogno di altre bombe. Altre bombe o qualsiasi oggetto. Esatto. Possa essere lanciabile. Qualsiasi oggetto va bene. Però, ciccio, per essere così grosso, sei fin troppo veloce. Minchione. Allora, aspetta, ho bisogno di lanciargli qualcosa. Esatto. Tu vai benissimo. Sono finito in acqua e non doveva succedere. Però almeno, bastardo, non mi puoi spawnare proprio in fronte a lui. No, non finire di nuovo in acqua, per favore. Allora, ho bisogno di lanciargli qualcosa, ecco, esatto. Tutto l'equipaggio dentro? Ah, ok, siamo già alla fase dove dobbiamo sbrigarci ad ucciderlo. Allora, calmi tutti. Ormai ci siamo. È la fase finale. Dobbiamo sbrigarci. Abbiamo meno di 2 minuti. Preso. E ciaone. Preso in faccia, ma l'ha evitatissimo. Bravo lui. Bene. Mi fa piacere che il mio attacco sia stato vano. Mi fa piacere che il mio attacco sia stato vano. Che troia, ci mancano 50 secondi. E non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai in queste condizioni. Non ce la faremo mai in 30 secondi, ciao. A meno che proprio attacco disperato. Sperando che questo faccia qualcosa. Ne dubito altamente, però. Dieci. Dai. Ti prego uccidilo. All'ultimo secondo? No. Mancava tanto così. Tanto così mancava, cazzo. Mancava un colpo. Non ci voglio credere.
Un colpo mancava. E ovviamente siamo morti, grazie al cazzo, gioco. New York è stata distrutta. A sto giro, ci vediamo quando inizia di nuovo il countdown, a sto punto. Voglio riprovare un attimo anche la tattica dell'elicottero per vedere se fa qualcosa. No. L'elicottero nel momento stesso in cui lo prendi diventi un bersaglio automatico. Ecco, a sto giro ho un sacco di missili che posso ancora lanciargli. Mi dispiace per te, ma stavolta penso di potercela fare. Vai. Stavolta col cazzo che mi sfuggi, testa di minchia. Stavolta ti faccio saltare in aria da solo. Via, 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 via. Mi dispiace per te, ma non mi mangerai questa volta. Sì, come no. Quando vuole lui, il gioco è molto preciso. Nell'auto-homing, eh. Preso. Mi serve ancora qualcosa da lanciargli. No, stavolta fanculo. Niente. Devo puntare veramente solo ai missili. È l'unica cosa che gli fa abbastanza danno. Comunque, me la ricordavo diversa la battaglia finale. Forse non è neanche la battaglia finale. Può essere. Può essere che è così. No, beh, ci sono i missili, voglio far saltare in aria Manhattan. Sì, è la missione finale. Eppure... No, forse non è la missione finale. Perché io ho un ricordo qui che è diverso di questa battaglia. Mi ricordo che la battaglia finale era di notte. Può essere... Ed è così che Alex Mercer si fece saltare in aria. Kaboom! Aiuto! Aiuto! Qualcosa mi ha preso! Bella l'animazione. I looked for the truth. Found it. Didn't like it. Wish the hell I could forget it. Alex Mercer. The city suffered for his mistakes. For what he did at Penn Station. And whoever he was, that's a part of me. Because when I close my eyes, I see the memories of 1,000 dead men screaming as I take their lives. Moments I'll relive forever. Comunque, what have I become? Cioè, nel senso, something less questo virus human, senziente ha una coscienza. But also something more. Ha una coscienza di sé e di quello che ha fatto. Parliamo anche di questo. Sicuramente non è una cosa da poco. Io però... Perché ho un ricordo totalmente diverso di questo gioco?
Io mi ricordo che la battaglia finale era sulla porta aerea. Un virus 3 settimane e milioni di morte. And I was there. My name was Alex Mercer. And my work is almost done. Nel senso che ci sono ancora delle missioni da fare per completare il gioco? Questo mi stai dicendo, gioco? Sì, è molto probabile. A parte che è scomparsa la sfera. Comunque, guarda che ce n'è una anche là sopra. Sai che ti dico? Per concludere questa serie... Modalità libera, città ancora parzialmente infette e c'è ancora molto da fare. Trova i bersagli rimasti, a trama di intrighi, infiltra e distrugge il base militare e completa gli eventi. Sfrutta queste ricompense per migliorare le tue abilità ed esprimere al massimo il potenziale. La battaglia non è ancora finita. Chi l'avrebbe mai detto? Nuova partita plus, più sbloccata, sezione partita, principale di giocare il potere attuale, Alex ha sbloccato. E sicuramente un bel bonus questo. Bonus che al momento non ho intenzione di sfruttare, magari... un giorno, chissà. È veramente difficile controllare la telecamera di questo gioco quando fai ste azioni qua, Alex. Niente, neanche coi salti è possibile riuscire ad arrivare là sopra, sai che ti dico? Fanculo. Io ho un ricordo totalmente diverso di sto gioco. Mi ricordo della battaglia finale che la facevamo sulla porta aerei e c'era... delle bombe da lanciagli, ma dentro un elicottero. Io probabile che magari sto anche confondendo i giochi o ne sto unendo due assieme, ma non è così che me la ricordavo la battaglia finale. È abbastanza penosa. Era un nemico grosso con tanta difesa, ma niente più, niente meno. Signori, a prescindere da tutto, la serie mi è piaciuta rigiocarla, veramente. Prototype... come dicevo, ho un ricordo totalmente diverso io, ma comunque mantiene la sua bellezza come gioco. È veramente rigiocabile ancora adesso, ha delle meccaniche un po' grezze, c'è da dirlo, però sicuramente ha una bella storia, ha dei bei potenziamenti e soprattutto il 2, il seguito, migliora tutto quello che è questo tipo di abilità, diciamo. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito anche con questa serie, non vi spoilerò quale sarà la prossima, però vi posso solo dire che è un altro titolo PS3. Attenzione, ci vediamo, ciao!